Benvenuti alla seconda parte del corso per diventare balestriere della Repubblica di Lucca a cura di Mauro Tolomei, il nostro maestro d'armi. Allora, intanto buonasera a tutti, un saluto a quelli nuovi che si sono collegati, che avrebbero intenzione di entrare a far parte di questa allegra brigata, chiamiamola così. Ok, allora si può incominciare. Allora, chi ha già visto la prima parte in pratica del corso, oppure chi l'ha fatto per fortuna, diciamo, in sede e poi al campo. Sa che queste cose qui sono lezioni che vengono fatte nel contrade San Polino per l'avviamento in pratica di tutte quelle persone che si vogliono avvicinare al mondo della palestra. Intanto diciamo che nella prima parte abbiamo descritto tutte quelle che sono le parti essenziali, diciamo, le parti che costituiscono sia la palestra nel suo insieme, il martinetto, le frecce, tutte le varie attività che facciamo. Mentre qui cercheremo di ricordare ai vecchi, di far capire all'Africa chi dovrebbe incominciare, quali sono gli aspetti dell'uso in sicurezza di tutti i vari dispositivi, dalle balestre, i martinetti, le frecce, un piccolo accenno, un ripasso di quello che è il regolamento federale della LITAB e diciamo, un cenno su quello che sono i regolamenti per le manifestazioni nei pali cittadini. Se vuoi girare. Allora, intanto la sicurezza, che cosa si intende per sicurezza? È una cosa, diciamo, un po' forse noiosa e scontata. Uno pensa che sia una cosa un po' nell'interesse di tutti, cercare sempre di non farsi del male. Però purtroppo succede soprattutto con la pratica di scordarsi di alcune basi fondamentali che si fanno magari anche senza pensare e che poi sono proprio quelle operazioni ripetitive che ti portano ad avere talmente conoscenza del materiale che poi alla fine si fa la cosiddetta, diciamo, cretinata, per non dire un'altra cosa. E nella sicurezza c'è sempre, è impossibile che accada, perché quando si riprende qualcuno che compie qualcosa che potrebbe essere potenzialmente pericoloso, la risposta è sempre questa. Che viene data. È impossibile che accada, non è mai successo. Allora, tutte queste cose, cioè, si cerca di farle, di metterle in pratica proprio perché non deve accadere neanche l'imponderabile, perché purtroppo le cose poi succedono anche a starci attenti, per cui si utilizzano degli oggetti che hanno delle forze piuttosto elevate e che sono capaci di staccare un braccio, di perforare un addome. E quindi bisogna tenere la massima allerta quando si usano, serietà e quindi mantenere la sicurezza per noi e per gli altri. Puoi andare? Allora, innanzitutto per la sicurezza bisogna partire dai materiali, quindi evitare il fai da te. Il fai da te perché spesso a volte, come dicevo prima, la troppa manualità in una cosa, il fare con le cose ci potrebbero far pensare, oppure la volta che si è fatta e ti è andata bene, si potrebbe far pensare che utilizzare anche materiali impropri per fare oppure andare a utilizzare una balestra quando non è in buono stato, dopo vedremo magari per le fasce di sicurezza o per qualsiasi altra, una noce che è un po' finita o qualcosa del genere, non è una cosa che è da farsi. Bisogna sempre rivolgersi a chi ha più esperienza in queste cose e se c'è da mettere delle mani, diciamo, nella meccanica, queste cose va fatto fare da persone che hanno un minimo di infarinatura per quel che riguarda le saldature oppure tutte le lavorazioni che devono essere effettuate. Lo stesso utilizzo di varie viti per le caratteristiche che devono sopportare. E usare quindi i materiali per l'uso che sono destinati. Di viti e bulloni ce ne sono di tanti tipi, non tutti hanno le stesse resistenze e caratteristiche, quindi non è detto che una vite messa nel solito posto regga come un'altra. Ci sono delle cose che sono lì per un motivo che magari ci sfugge, che però sostituite da una cosa analoga non può avere lo stesso lavoro.
Quindi bisogna cercare di curare il più possibile tutte le manutenzioni, controllare periodicamente tutte le attrezzature e riferire se c'è qualcosa che non va a me o agli altri miei due aiutanti, a Gianluca e Francesco, se ci sia qualche dubbio. Puoi girare. Mauro, se è collegato a Manrico, provo Ah, bene. Allora, a vedere se vuole, vai, prova a dargli un se apre attimo. l'audio. Sì. Manrico, si dovrebbe arrivare la richiesta di aprire il microfono. Eccolo. Marico, ciao, buonasera. Ciao a tutti, non so se mi vedete, però grazie per l'invito, Mauro, è un piacere per me essere qui con voi. È una bellissima iniziativa, come già ti ho detto l'altro giorno al telefono. E un grosso in bocca al lupo a tutti e buon proseguimento. Bene, noi ora Marico, semmai continuiamo un attimo con l'esposizione e poi riprenderai eventualmente dall'inizio per vedere quello che si era già detto. Io ti ringrazio per esserti collegato. Ricordo che Marico è il presidente dei Maestri d'Armi della nostra Lega Italiana Tiro alla Palestra e io sono il suo segretario. Niente, quindi andiamo avanti sull'esposizione, poi dopo semmai più tardi daremo la parola a Paolo se vuole fare un saluto a tutti, intanto aspettiamo che si colleghino anche gli altri. Quindi, puoi andare avanti. L'operazione è avviata alle. Allora, quindi nel discorso di manutenzione che si diceva prima, ci sono delle cose che poi fanno comodo anche dal punto di vista del tiro. Una di queste è la pulizia periodica della noce. La noce girando tende a produrre della sporcizia all'interno della scatola della noce stessa oppure per il disfacimento della noce, che è un materiale più duttile rispetto alla scatola. La noce va continuamente pulita, estratta dalla sua sede nella maniera opportuna, che poi vi faremo vedere quando si avrà la possibilità di andare al campo. E va, nel momento in cui viene pulita, va controllato che effettivamente l'inserto della noce sia perfettamente serrato all'interno del suo, che non si sia spostato, che non ci siano segni strani, che l'inserto abbia il taglio normale, che non sia spezzato. Qui il buon segretario mi ha aggiunto una nota: evitare di farlo durante una gara o anche prima, perché questo è un errore che facciamo un po' tutti. L'andare a levare la noce e lubrificarla comporta un elevato aumento dell'altezza del tiro e con conseguenze poi, diciamo, di nervosismi, diciamo così, molto elevati perché non si riesce poi più a capire bene dove va la balestra. E quindi la noce si leva periodicamente prima, almeno io uso questo sistema. Tutte le volte prima dell'inizio di un allenamento, l'inizio di una gara, con un panno apposito non lubrificato, la levo, pulisco la sede, pulisco la noce. Questo mi dà una garanzia di avere un tiro costante. Possono essere validi anche altri metodi, purché siano sempre uguali. Evitare, ecco, che ci siano qualsiasi cosa dentro e controllarla tutte le volte. Poi va verificata la pressione dell'arco sopra in pratica la piastra, si fa prendendo la corda con le due mani e premendo i pollici nella direzione della piastra. Questo si fa per verificare che il bullone di arresto dell'arco sia effettivamente stretto. Se si ha dei dubbi, si verifica eventualmente il bullone davanti all'arco. Anche questo va fatto sempre prima di una gara e mai durante, perché cambia irrevocabilmente il tiro e quindi nemmeno a partecipare. E poi lo stato di usura del troncafilo. Il troncafilo è soggetto a usura perché è quella parte che struscia continuamente sulla piastra e che fa da collegamento in pratica tra la corda e la piastra stessa. È un materiale, seppur duro, ma è sempre un materiale plastico oggi, purtroppo, non è più di budello come una volta, e viene sempre usurato dallo strusciare continuamente sulla piastra. Quindi va verificato che anche quello sia in buone condizioni, che non abbia strappi o lacerazioni che potrebbero poi farlo rompere durante la gara. Puoi girare.
Per quello che riguarda le berrette, queste, anche queste, è importante che ci sia un controllo periodico. Intanto per quello che riguarda l'incollaggio del puntale, i puntali sono incollati e spinati. Cioè una volta vengono inseriti con una colla epossidrica e poi viene praticato un foro passante dove viene messa una spina elastica. Alcuni usano un chiodo di ferro dolce ribattuto. L'importante è che sia un qualcosa che nel caso che la colla si stacchi eviti che il puntale arrivando nel bersaglio dia il contraccolpo in pratica alla parte di legno e la parte di legno voli via e magari vada a finire sul pubblico. Si verifica il puntale prendendo la freccia saldamente con le mani sentendo se scricchiola. Le berrette che poi sono effettivamente difettose o che hanno un qualche danneggiamento dovuto all'usura oppure nel tiro in squadra, nel tiro in corniola, si vede che hanno strusciato su altri, quindi riportano dei segni. Vanno sempre controllate o fatte vedere al maestro d'armi. Perché possono essere pericolose e inoltre possono non andare più bene, quindi possono compromettere il tiro. Da controllare, come dicevo prima, la spina elastica e la resistenza anche del piumaggio, se effettivamente le penne sono incollate nella maniera opportuna, oppure si sono rotte, piegate, oppure si sono viziate nella cassetta, insomma, di verificare tutte quelle cose che potrebbero compromettere il tiro e anche la pericolosità del tiro stesso. L'arco, che avevamo già descritto nella prima lezione, ha questa fascia esterna, che è una fascia di acciaio armonico che viene riportata dello spessore da 1 mm, 1,5 mm e viene fascettata. Anche questa serve appunto che nel caso di rottura dell'arco, che di solito avviene sempre nella parte mediana, la parte in pratica dell'arco che venirebbe a spezzarsi, tirata dalla corda, si rovesci nella faccia del balestiere. Questa dovrebbe, cioè normalmente fa piegare l'arco su se stesso, lo accartoccia e evita questo problema. C'è da verificare sempre che le fasce di sicurezza non si siano rotte, perché è una cosa frequente che nel tiro queste si rompano. Quindi c'è da verificare che queste siano integre. Se non sono integre, anche qui bisogna cercare di o fasciarle con cuoio o con qualcosa di resistente in maniera da poter garantire questa operazione meccanica che devono compiere. Il martinetto, anche questo qui questo è un esempio del martinetto delle contrade San Paolino, qui l'abbiamo soltanto noi questo martinetto qui perché è nato nelle contrade da una mia idea ed è stato realizzato per noi su un progetto nostro fatto all'interno delle contrade. Questo martinetto qui ha una doppia sicura, è stato concepito perché che ha una leva che si può vedere qui nella parte alta sulla sinistra, che evita, questa è la leva del martinetto che serve per girare, poi c'è la sicura, questa qua giù in fondo, che in pratica fa da antiritorno, cioè mentre viene azionato evita che se scappa fortuitamente la manovella con cui si fa il caricamento, la manovella stessa torna indietro battendo nel braccio il balestiere o ancora peggio nella faccia. Inoltre ha un altro sistema di sicurezza che è quel ricciolo che sembra l'abbellimento dietro l'asta di caricamento che nel caso di rottura di quelli che sono gli ingranaggi interni si arresta sulla scatola evitando che poi l'asta vada a finire nel piede del balestiere. La stessa forcella è disegnata in maniera tale che nel caso che si dovesse proprio usare in questa maniera qui rimane a cavallo nel mezzo al piede. Il piede rimane nel mezzo al martinetto evitando problemi. Puoi andare avanti. Allora, per quello che riguarda il campo di tiro, diciamo ora, se ci vogliamo fermare un secondo, posso dare la parola 2 minuti a Paolo e poi si continua col discorso. Paolo, si dovrebbe uscire il messaggio che ti sto aprendo il microfono. Ecco. Sì. Va bene. Allora, buonasera a tutti, ai nuovi e ai vecchi. Io sono lo sfortunato presidente di questa congrega di Mattacchioni, comunque
siamo un bel gruppo di amici che giochiamo questo, per quelli che sono i nuovi, che giochiamo il gioco della, del tiro con la balestra. Ci teniamo a sottolineare l'importanza di quello che ha già detto Mauro per quanto riguarda la sicurezza, perché, perché, e lo ripetiamo mille volte, al di là, e non è poco, del danno che può provocare un incidente con la balestra, cioè un tiro, cioè andare all'ospedale, intendiamoci, se va bene, potrebbe voler dire la cessazione totale in tutta l'Italia di questo gioco, perché al momento è così, è un gioco, però se uno si fa del male o una freccia infilza qualcuno, è un problema enorme. Si chiude e si va dopo a tirare al poligono, come insieme a quelli con fucili e quant'altro. Quindi ora io non mi dilungo sulle questioni regolamentari, e lascio la parola, intanto saluto anche Manrico che ci fa compagnia stasera, e Mauro, continua te nell'illustrazione. Va bene. Allora, riprendiamo, diciamo, allora vediamo un attimo quello che è il campo di tiro e i vari regolamenti e come si applicano nell'operazione del campo. Quindi, diciamo, l'area del campo di tiro è suddiviso in quattro aree tecniche, che è la zona di deposito delle balestre, la zona di carico, la zona di tiro e la fascia di rispetto. Questa è una cosa molto importante, che un campo sia concepito in questa maniera. È importante perché all'interno, per esempio, del nostro campo noi abbiamo un piano di sicurezza depositato che prescrive proprio che tutti siano a conoscenza, e per questo anche si fanno questi corsi, proprio perché chi accede al campo firma un registro, anche gli ospiti, li facciamo sempre firmare un registro, dove di solito io dico, oppure glielo mando prima, che ha visto quelle che sono le disposizioni per l'utilizzo e per la fruizione del campo di tiro. Ora, se Giovanni mi va avanti, vediamo un attimo quelle che sono le varie zone. Questa è una ripresa, ecco, fatta dal punteggio ora, e dove si vedono in pratica le tettoie che abbiamo al campo di tiro. Quelle laterali sono le tettoie, che ora dopo vedremo anche nel dettaglio, dove vengono ospitati i balestrieri e le loro attrezzature a riposo, tra virgolette, quindi prima di accingersi al tiro. Una volta che il balestriere deve, diciamo, aspettare il proprio turno di tiro in queste zone o nelle zone limitrofe, senza, diciamo, recare danno o intralcio ai balestrieri che invece vanno a spostarsi nelle altre zone. I paletti che si intravedono qui lungo diciamo, il perimetro del campo, che è di fronte al tabellone, nel periodo in cui viene utilizzato il campo ci viene stesa una corda, e stessa viene stesa in perpendicolare a questi picchetti, che per delimitare quelle che sono le zone accessibili alle persone. Al di fuori di questa, dentro quest'area non è accessibile a nessuno, al di fuori di quest'area che viene delimitata è possibile andare a vedere in pratica il tiro o queste cose. Una volta che il balestriere viene chiamato al tiro ed è il suo momento, si reca nelle postazioni di caricamento, che sono le due all'esterno della tettoia centrale, la sinistra e la destra, dove verrà effettuata poi l'operazione vera e propria di caricamento, quindi mettere il martinetto sulla balestra, effettuare il caricamento, dopodiché si prende la balestra e si va nella postazione di tiro. Noi abbiamo 5 postazioni di tiro e ogni balestiere viene di solito seguito da un accompagnatore o dal maestro d'armi, però nel caso che siano diverse squadre, che segue il balestiere, diciamo, durante il caricamento, e soprattutto lo segue quando si mette sulla panca. Ora, se possiamo andare avanti, si vede nel dettaglio. Ecco, questo è lo schema del campo di tiro della Repubblica di Lucca, il nostro campo, dove si vede appunto quello che dicevo prima, ai lati del tettoio dove facciamo lo stazionamento dei balestieri.
l'area di tiro è quella centrale dove sono disegnati in piccoli pancacci, questa è la zona di rispetto dove nessuno deve entrare, quella è l'area di tiro. Sui lati dell'area di tiro ci sono le zone di caricamento e poi ci sono le cordonature dove non si può entrare. Potete vedere che dietro il tabellone, che è quello lì in fondo, c'è un'elevata fascia libera dove non è possibile stazionare e intorno a tutto il campo, in fondo c'è una recinzione, poi in fondo noi abbiamo anche un canale, quindi vabbè, ma in tutto il campo è recintato e sulla recinzione sono stati messi dei cartelli, che ora qui non abbiamo riportato, ma dove c'è scritto attenzione, area di tiro con la palestra da banco. Questo proprio per sia davanti che all'ingresso del cancello e tutto, proprio per indicare alle persone che c'è questo pericolo di non attraversare, anche non volendo, in maniera distratta, queste zone. Puoi andare avanti. Quindi, la zona di deposito della palestra, nella zona di deposito della palestra il balestriere lascia la propria palestra, viene, se sono più squadre, di solito viene data una postazione a box, di solito si tende a stare vicini, e nella posizione di stazionamento del deposito delle balestre, la balestra rimane scarica, viene portata scarica fino alla zona di caricamento immediatamente prima del tiro, quindi viene portata alla zona di caricamento quando la tornata prima è scesa dal pancaccio, ora poi vediamo anche questo aspetto, si effettua il caricamento e dopo si va in postazione di tiro. La zona di caricamento deve essere accessibile soltanto alle persone che stanno caricando. Poi vai avanti, perché ora poi vediamo, ecco, questa è la tettoia di deposito delle balestre, dove ognuno poi ha la sua balestra, qui c'è, ognuno ha anche i drappi per eventualmente ripararle dal sole, dalla polvere, eccetera. Poi vai avanti, Giovanni. Quindi, quando si va in zona di caricamento, e poi da lì vengono portati in zona di caricamento. Per effettuare il caricamento, la balestra deve essere saldamente impugnata dal balestiere, appoggiata a supporto stabile, tenuta pure dal suo aiutante se uno non ce la fa. Nessuno deve sostare intorno all'arco che viene caricato, per il discorso che si diceva prima, proprio perché nel caso che ci sia una rottura dell'arco, questo gli si va a conficcare nelle gambe. Quindi nessuno deve mai stare nella fascia in cui intorno all'arco che viene caricato. Inoltre c'è da stare attenti, trattandosi di un martinetto a cremagliera, di non usare sciarpe o collane, bracciali o qualsiasi cosa che potrebbe rimanere impigliata negli organi di movimento. Terminato in pratica il caricamento col martinetto, si inserisce la sicura, si leva il martinetto dalla balestra e si rimette il martinetto ci sono degli appositi ganci, e si porta la balestra sulla propria panca, impugnandola come ora vediamo. Andiamo avanti. Ecco, questa è la tettoia di caricamento, qui ci sono quattro balestre, in realtà ora qui ci sono anche delle cassette perché probabilmente è una fase in cui stavamo provando, però ecco, normalmente nella zona di caricamento non ci sono le cassette, ci sono solo le balestre che vengono caricate. Avanti. Ecco, quindi durante le operazioni di tiro ci sono diverse operazioni che dovranno essere eseguite. Una era appunto il caricamento, che ora vediamo nel dettaglio. Questa qui è in pratica quando la balestra, i ganci della balestra vengono saldamente fermati sulla corda, il martinetto ha un occhiello che viene agganciato al teniere e poi si inizia in pratica il caricamento vero e proprio, girando la manovella. Prima di effettuare il caricamento viene abbassata la leva di sgancio e girata la noce nella posizione di carico. Non si fa quella cosa che si vede qui, nel senso, cioè, nel mentre si sta caricando si gira la noce perché si potremmo schiacciare un dito.
Qui ora è venuto fuori anche un altro errore, che in fondo la balestra, quando si diceva che viene saldamente impugnata, il piede deve essere inserito all'interno di quella della staffa inferiore della balestra, che si chiama occhione. Vai avanti. Ecco, qui è il caricamento nella posizione corretta, la balestra si tiene nella parte alta, quindi si evita che giri mentre si carichi, perché si fa un braccio più di forza più sostenuto, il piede è messo saldamente all'interno dell'occhione e si può caricare con tutta sicurezza. La noce è già stata girata, perché quella è la prima operazione che si fa ancora prima di mettere il martinetto, o anche quando il martinetto è su ma non si è ancora cominciato a caricare. Puoi andare avanti. Se viene effettuata la lubrificazione della piastra, la piastra si lubrifica quando il martinetto è sempre inserito. Nel nostro caso, perché noi abbiamo queste sicure, la leva di sgancio è già insicura, martinetto insicura, sono più tranquillo possibilmente che possa succedere qualsiasi cosa, che non tenga la leva, che e quindi posso effettuare la lubrificazione passando uno straccio sulla piastra. Una volta che è stato effettuato il caricamento, si impugna la balestra nella maniera corretta e si porta sul pancaccio. Non si deve fare come si vede in fotografia, nel senso che la balestra, non questa, poi magari è stata fatta, non è che sta messa la mano nel mezzo, non va mai messa la mano fra corda e teniere, diciamo così, perché se dovesse partire accidentalmente per un qualsiasi motivo, qualsiasi rottura, ci porta via il polso. Quindi il caricamento, cioè l'impugnatura corretta della balestra è quella che vediamo ora, è questa qui. La mano viene messa vicino alla diottra anteriore, più possibile in avanti, che ci aiuta anche per alzarla. L'altra mano viene portata vicino in pratica al poggiaschiena e poi si alza la balestra lateralmente e portandola in posizione quasi verticale verso l'alto, si sta attenti a non battere nessuno, che non ci dovrebbe essere poi nessuno intorno, e si va verso la propria postazione di tiro. Una volta che la balestra viene messa in postazione di tiro, ora intanto vediamo quella che è l'incoccaggio, poi vedremo un attimo quello che è il tiro insieme quando si può caricare. Allora, viene inserita la verretta nella balestra. La verretta non si prende assolutamente in questa maniera, questo è un errore ricorrente, prendere la verretta per la punta e poi inserirla all'interno della cocca, sempre per il solito motivo. Dovesse partire, ci porta via il dito quantomeno. Avanti. Nemmeno si fa questa operazione, cioè si va a inserire la cocca della freccia all'interno della noce, mettendo le dita sopra la noce. Se parte, anche qui inavvertitamente, la leva, si rompe la leva di sgancio, si rompe un inserto, e non è una cosa impossibile, perché è successa già diverse volte, chiaramente la noce gira, o ci tronca le dita la corda oppure ce le macina la noce, per cui insomma questa è una cosa da evitare in assoluto. Andiamo avanti. Questo è il modo, diciamo, corretto di inserire la verretta. La verretta viene presa con tutte e due le mani, viene fatta scivolare sopra la piastra e inserita nella noce fino a toccare la corda. Importante che la cocca tocchi la corda, quindi inserita fino a toccare la corda. In questa operazione c'è anche da verificare un attimino che la cocca della verretta sia di dimensioni giuste per quello che riguarda la noce, perché essendo di legno risentono delle variazioni della temperatura e della pressione, quindi le volte sono un po' più strette, una volta un po' più grande. Si usurano e quindi si allargano. La cocca deve essere precisa, né troppo stretta né troppo larga. Nel caso di dubbi si fa sempre riferimento al maestro d'armi o all'assistente di campo che c'è in quel momento. Controllo della noce, si leva la sicura, estrae la noce, verifica del dente di sgancio dei due inserti della leva e della noce. Pulizia della noce con un panno non lubrificato
e della sede, si rimette in sede la noce e si mette la noce in posizione di caricamento. Per effettuare il caricamento si prende il macchinetto dall'apposito stallo, si inserisce sulla balestra, si mette in leggera tensione e si sistemano gli agganci. Mano saldamente messa sulla parte posteriore del teniere vicino al poggiagomiti, al poggiaspalla, piede dentro la staffa e si inizia il caricamento. Quando si sente che è venuto il click, che ha fatto in pratica il caricamento, si inserisce la sicura, si detensiona in una tacca il martinetto, lubrificazione della piastra e possiamo procedere a levare il martinetto. Il martinetto si sistema e si riposiziona nell'apposito stallo in modo che non rechi intralcio alla circolazione. La balestra con questa operazione si gira stando lontani con le gambe, si prende vicino all'arco tenendo sempre la mano bassa, si alza in questo modo e si porta alla postazione di tiro. Da questa è la posizione, si aggancia l'occhione sopra il pancaccio, si tira verso di noi in maniera che l'occhione sia saldamente ancorato al pancaccio e poi si può procedere con l'operazione di caricamento con l'aiuto della persona che sta dietro. Stando sempre dietro all'arco e in questa posizione si prende la freccia con le due mani, si appoggia sul piastra, si spinge la freccia indietro fino a che la cocca non tocchi nella corda, come si vede in questa maniera, e si lascia andare. La balestra è pronta al tiro. Come ci si mette a sedere? Il regolamento della nostra federazione, della LITAB, dice che il nostro tiro deve essere sempre coadiuvato da una persona che sta dietro al balestiere, che è nella posizione di tiro. Questo per evitare qualsiasi problema se e nel caso magari il balestiere dovesse avere un malore, quindi la persona che è dietro è pronta ad prendere la balestra, a ferrarla, evitare che gli scivoli, oppure per qualsiasi problema ci deve essere sempre la persona dietro mentre uno effettua le operazioni di tiro. Come prima, quando si caricava, chiaramente la balestra era tenuta dal maestro d'armi o dalla persona che sta dietro al balestiere e che tiene sulla balestra. Ora, le nostre panche hanno anche le cosiddette forcelle, forchette o con tutti i nomi che possono essere chiamate, dove possono essere appoggiate, diciamo, le balestre, che è un dispositivo meccanico che serve appunto per limitare l'angolo di tiro e l'altezza di tiro della balestra. Però noi, per quello che riguarda la nostra lega, come regolamento dobbiamo sempre mantenere una persona dietro il balestiere che l'aiuti in tutte le operazioni di carico. Prima di accingersi al tiro, prima di mettere la berretta, bisogna conoscere alcuni, diciamo, comandi. Chiaramente il campo. Ora, questo è il campo, è controllato, un campo tiro, eccetera, però la nostra poi attività si svolge anche nelle piazze. Nelle piazze c'è sempre il fenomeno che gli viene in mente di attraversare. Quindi, di solito, ci sono, oltre alle transenne, oltre alle delimitazioni, c'è sempre personale dell'associazione che controlla che ci sia il fenomeno di turno. E viene controllata a vista. Queste persone poi hanno anche, di solito c'è anche il giudice di campo o lo stesso maestro d'armi che deve controllare visivamente prima di dare l'indicazione di campo libero. Si può inserire la berretta solo dopo che è stato dato il campo libero.
Questo può essere dato in maniera verbale con l'uso di bandiere, verde per il segnale di campo libero e rosso per campo chiuso. Quindi bene, la berretta, nel caso che si verificasse che durante la balestra già cariche c'è un'invasione di campo, il campo viene dichiarato chiuso e si procede subito a scaricare le balestre, cioè a levare immediatamente le frecce dalle balestre. Durante tutte queste cose la balestra è sempre insicura. Ecco, qui vedete quando sulle postazioni di tiro che abbiamo al campo, questo qui era una festa della libertà, questo mi sembra fra l'altro 20 miglia Gualdo Tadino. Tutti, allora ci mettiamo a sedere nelle postazioni di tiro, tutti nel solito momento, una volta che si è effettuato il tiro, la persona che sta dietro ci mette una mano sulla spalla e ci alziamo tutti insieme quando tutti hanno tirato. Questa è una cosa fondamentale. Puoi andare avanti. Per rivedere quello che era il discorso che si diceva prima, nella zona quella che si diceva di ora del tiro è quella lì dove sono i pancacci, dove viene effettuato il tiro vero e proprio. Campo tiro, balestra carica. A questo punto si leva la sicura e ci si accinge al tiro. Il tiro diciamo che viene fatto in maniera libera, cioè quando uno è pronto per sganciare, può sganciare, a meno che non sia un tiro in cognolo in cui viene fatto e dato il comando col tamburo dove può sganciare solo dopo un determinato, per esempio tre colpi di tamburo o qualcosa del genere. Quindi però viene detto di volta in volta. Di solito non c'è un tempo mai massimo per effettuare l'operazione di tiro, anche se vi beccate dei sonori fischi. Dopo il tiro, quello che dicevo prima, viene detto campo chiuso e ogni balestiere viene prende la sua balestra e la riporta nella posizione di stazionamento, nella sua tettoia di stazionamento. Sulla pedana di tiro ci deve andare soltanto il balestriere che effettua il tiro, il maestro d'armi o l'aiutante, eventualmente ci può essere una persona che fa ombra con uno scudo o qualcosa del genere, che però deve stare molto attento a non intralciare le operazioni di tiro degli altri balestrieri. Anche qui si ribadisce sempre che chi non tira non deve intralciare assolutamente l'operazione di tiro e non, come si dice a Lucca, baloccare dietro la linea di tiro. Vai avanti. Allora, diciamo che c'è dei piccoli cenni su quello che è il regolamento dell'ITAB per quel che riguarda il tiro. Noi facciamo parte della ITAB. Come disposizione generale teniamo molto al fatto che il nostro campo sia un campo ITAB, quindi che rispetti quelli che sono i regolamenti della nostra Lega. Per di più, all'interno diciamo delle gare che vengono effettuate tutti dobbiamo conoscere quelle che sono le regole della nostra Lega, soprattutto per chi inizia. Nella ITAB i pancacci sono posti a un interasse di 1,30 m, e questa è una cosa anche che ci torna bene oggi nell'era Covid. Diciamo che la linea di tiro, cioè la distanza a cui tiriamo, sia che si tiri in campo sia che si tiri in un palio, è 36 metri, a meno che non si tiri nel corniolo, dove il corniolo è più alto, è un tubo di 50 centimetri e quindi siamo a 35-50. Inoltre abbiamo un disdivello tra la base del pancaccio e il centro del bersaglio che è di 2,50 m. Anche questo è sempre, non è una cosa messa lì a caso, ma è una cosa che serve appunto per evitare incidenti, proprio perché la verretta viaggia a un'altezza dove non difficilmente potrebbe trovare il famoso fenomeno che attraversa la linea di tiro, proprio perché non ci passa davanti. Quindi vai avanti.
La LITAB dà anche delle limitazioni per quello che è la costruzione sia delle balestre che dei balestrieri che aderiscono alla Lega e per quelle che sono, diciamo, i materiali in cui deve essere costruito l'arco. E qui si dice appunto che deve essere un unico pezzo di acciaio munito di una sicurezza detta salva arco, che è quella di cui parlavamo prima, e che poi la balestra verrà verificata e punzionata prima dell'inizio della gara di un torneo LITAB per verificare che si rispettino tutti quelli che sono i requisiti prescritti dal regolamento che ora vediamo. Vai. Allora, intanto la tabella avevamo visto, la balestra, pardon, avevamo visto la scorsa volta che ha un dispositivo di mira anteriore che noi chiamiamo tabella, dove viene riportato sopra il punto di mira. E che non è altro che una piastrina portapunto, poi può essere intercambiabile come le abbiamo vedute noi ora, ma per regolamento questa piastrina non può essere cambiata quando il balestriere è già sulla linea di tiro, quindi non possiamo permetterci assolutamente di scordarsi di inserire la tabella. No, questa tabella, portatabella, non può avere nessuna possibilità di regolazione meccanica. Può essere anche del tipo fatta con la pece, con col pongo, come si usciva una volta, con i punti che vengono spostati a, diciamo, a mano, oppure come usiamo noi, con dei punti che sono adesivi o disegnati, insomma può essere di varia natura. I punti di mira possono essere identificati con una sigla, stessa tabella può essere identificata con una sigla con numero di diversi colori. Però non ci possono essere sistemi di illuminazioni, fori, vernici fluorescenti, carte millimetrate o qualsiasi coordinato o altro segno. E non possono i punti di mira essere posti a una distanza minore di 3 cm dall'asse della piastra. Quindi, perché il nostro tipo di mira è cosiddetta mira triangolare, non si può avvicinare il punto di mira, diciamo, alla piastra oppure portarlo sopra, perché diventerebbe una mira diretta, verrebbe meno quello che è l'uso della palestra. Ecco, questo è un esempio di punto di mira fatto durante una prova, quando si provavano le balestre nuove, dove è stato appiccicato con del pongo su un piastrino, un punto che però, dove si vede appunto che il punto di mira ha solo un numerino scritto piccolissimo da una parte che è il diametro, però non ha altri segni di riconoscimento e attraverso la diotta si può notare soltanto il punto nero, basta. Ecco, questo è un esempio di punto di mira che usano altre federazioni come la FIB, però noi non possiamo utilizzare. Qui si vede proprio una croce con dei riferimenti micrometrici, però non è possibile utilizzarli nel nostro modo di tirare, diciamo così. Il dispositivo di mira posteriore, cioè quello dal quale viene inquadrato questo punto di mira, è anche questo fisso, non può avere viti di regolazioni, sempre nella LITAB, mentre le altre federazioni ce l'hanno questa possibilità, dove le balestre diventano quasi una carabina. Sono ammesse viti e dati di montaggio purché siano serrati e non siano movibili durante l'operazione di tiro. Sono anche ammessi più fori nella diottra, purché al momento del tiro, quando si va sulla pedana di tiro, il foro che non viene utilizzato sia chiuso. Ora diciamo che è una cosa che si usa un po' meno, perché di solito si tende tutti a usare la propria balestra con una diottra, con un unico foro che viene costruita, diciamo così, questa balestra per il balestiere, e quindi l'altezza è quella ottimale e non c'è di solito bisogno di utilizzare più di un foro. Fino a quando si usavano le stesse balestre per più persone, si usavano avere anche 3-4 punti, per non avere più punti di riferimento durante l'operazione di tiro in gara, i punti che non vengono utilizzati si chiudono. Se è il caso che lui usi un altro balestiere, chiude il tuo e riapre il suo, però ci deve essere sempre un solo punto aperto. Sulla diottra deve essere soltanto un buco praticato all'interno di un'asta di metallo e non possiamo avere noi, come vai avanti Giovanni, non possiamo avere noi questi tromboncini, come si può vedere qui, tunnel parasole, come posso dire, come si vedono nelle pistole moderne, diciamo così, no? Il castello,
E chiaramente all'interno questo foro deve essere libero, non ci deve essere nessuna tacca o segno di riferimento, lenti o quant'altro. Il nostro, allora, eccolo qui, è molto semplice, ci può essere di forme svariate, però l'importante è che sia un foro e lo spessore di Ottra non può superare il centimetro. Quindi cose fantasiose, parasole, roba del genere, non si può utilizzare niente. Allora, per le verrette, anche le verrette sono normate dal regolamento della LITAB e vengono fatte funzionare all'inizio della gara. La funzionatura vuol dire vengono visionate da una commissione che le timbra e le riconosce l'idoneità. Nelle verrette diciamo che c'è una grande possibilità di dimensioni, forme, che rispettino quelle che sono queste misure che vengono date, il puntale non più lungo di 110 mm, diametro minimo e diametro massimo e la lunghezza tra i 40 e i 60 cm. Inoltre poi su ogni verretta ci deve essere scritto il nome del balestriere e la città di appartenenza. Normalmente però ecco a livello contrario noi utilizziamo tutti la solita freccia, cioè la freccia delle contrade diciamo così, quindi sono già date delle frecce che rispondono a quelli che sono i requisiti. Allora, per questo è un dispositivo che viene dato dalla LITAB e serve appunto per la punzonatura delle verrette, per verificarne il diametro e la lunghezza, e viene usato quando si fa il campionato italiano o altre gare della LITAB. Allora, sempre da regolamento LITAB c'è la valutazione del punteggio. Allora, intanto il punteggio per essere valido deve essere fatto nella propria rotella e questo quando si va al campo tiro sembra una cosa, vedo Cristina che sorride, però in realtà è successo a tutti, ti posso garantire che è successo anche a balestrieri di provata esperienza, che quando ti vedi 13 bersagli appesi davanti, purché tu ci vedi il nome scritto sotto, quando vai a inquadrarlo, perché poi ti si stringe naturalmente il campo quando tiri, la paura di sbagliare il bersaglio c'è, ed è successo. Quindi il punteggio è valido chiaramente se tiri nel tuo bersaglio, perché altrimenti il tiro è nullo. L'altra cosa è che la freccia, per essere valida, deve essere diciamo conficcata all'interno del legno del bersaglio o quantomeno anche se allentata ci deve rimanere. Se si stacca l'asta di legno dalla verretta l'importante è che vi rimanga il puntale e che sul puntale ci sia scritto il nome, perché se sul puntale non è scritto il nome non viene riconosciuto al balestriere. Vai avanti, quindi ci può essere anche il caso che la verretta si conficchi in un altro puntale che è già presente nel bersaglio, perché nel nostro tiro si tira in squadra, si tira 12 balestrieri nel solito bersaglio, si cerca di stare più stretti possibili, ci può essere che uno entri nella freccia dell'altro, oppure soprattutto non si tira in corniolo. Il punteggio ottenuto nel caso del nostro regolamento della LITAB e nel caso della gara a squadra è quello della prima freccia, di quella che è già conficcata nel bersaglio. Nel caso di una graduatoria, quello che ha tirato per secondo viene messo in... arriva al secondo, se il primo ha fatto 30, il secondo ha fatto 30, ma arriva secondo rispetto al primo che ha già tirato. E poi vabbè, c'è una regola di cavalleria in cui il corpo unico che viene a formare le due frecce conficcate insieme sono di proprietà del balestriere che ha tirato per secondo, che si prende il cosiddetto trofeo. La valutazione del punteggio è così fatta, nel senso, qui si dice che la verretta per dare il punteggio superiore deve avere interrotto la linea di demarcazione del cerchio. Ora si va avanti, ci sono poi
la linea, diciamo, che viene considerata interrotta quando non si contribuisce più la continuità della riga. Ora, siccome noi tiriamo su dei bersagli che sono di legno ricoperti con un cartoncino, il cartoncino delle volte non si strappa quando arriva la verretta, ma si deforma. E quindi, cioè, non è che sempre è strappata la linea, ma chiaramente se la linea è deformata e non è più il cerchio dell'origine, è il punto superiore. Nel caso della contestazione si procede alla misurazione col calibro della distanza dal centro. Cosa fondamentale è che tutte le contestazioni devono essere fatte prima della rimozione della verretta. Una volta che la verretta è tolta, il punteggio è segnato e quello rimane. Qui ecco, ci sono degli esempi del bersaglio con linea, quella che intendevo prima, linea non interrotta. Questa qua sulla destra si vede che, purché diciamo, consideriamo che sia il puntale della freccia, non ha né deformato né strappato la linea del 29, e lo stesso quella sulla sinistra, anche se è un po' più lontana. Se vai avanti, girami Giovanni. È aggiornata, eh? Questa è con le linee interrotte invece. Mi ero distratto io. Questa è con le linee interrotte, dove si vede appunto che qui chiaramente siamo al di fuori, purché non ci siano strappi, della continuità della linea del 29, quindi viene dato il punteggio di 29. La parte centrale, quella lì bianca, è tutto 30 nella nostra modo, diciamo, di conteggiare della lita. Nelle altre federazioni hanno il 31 e il 32, poi noi diciamo delle volte anche il 33, che sarebbe il chiodo nel mezzo, ma viene considerato 31 e 32, che sono altri due cerchi di mezzo centimetro all'interno della fascia bianca. Avanti, ecco, questo qui è il trofeo che si diceva prima, quando la freccia si conficca all'interno di un'altra, e la proprietà della prima freccia che è arrivata diventa del secondo palestriere che ha tirato. Ora, nel corniolo, la freccia che arriva seconda prende la posizione in classifica successiva a quella del primo tiratore, quindi lì non c'è punteggio. Nella rotella ha lo stesso punteggio di quella del primo tiratore. Allora, abbiamo messo qui un po' di cenni per quel che riguarda i regolamenti di palio, perché a Lucca noi abbiamo la dualità con la LITAB, con la FIB, e quindi poi oltre questo abbiamo un regolamento per quello che riguarda il tiro nel palio, che è l'Ordo Pro Balistari, che è un vecchio regolamento del 1420. C'è da prendere in considerazione un attimo anche questi aspetti, che per certi versi sono, diciamo, un po', diciamo che all'interno delle varie federazioni si rispecchiano un po' tutti i regolamenti, sono tutti abbastanza simili, ci sono solo delle piccole differenze. Ecco, una cosa che è stabilita negli ordini di sfilata ed è sia per, diciamo, per le manifestazioni della lita, perché per i pali e manifestazioni cittadine, che non si possono occhiali, gli occhiali da vista di quelli con le lenti fotocromatiche o nere, e non si possono utilizzare gli occhiali da sole, si possono utilizzare gli occhiali da vista normali, anche se si cerca nel tempo di far fare alle persone quando vengono a tirare degli occhiali con delle montature il più possibile poco vistose, insomma, diciamo, si evitano le montature colorate, particolari, però gli occhiali sono essenziali, quindi non si possono far levare. Tutto l'abbigliamento deve essere consono per tutta la durata della manifestazione, quindi questa è una regola a cui teniamo parecchio, è un po' come militare, abbiamo la nostra divisa e la divisa va rispettata. Durante la manifestazione, se io, maestro d'armi, dico si sta tutti col gambeson, si sta col gambeson. Non si può vedere sbracamenti vari, e stessa cosa durante le manifestazioni della lita. Spesso si sente la gente che si lamenta, è caldo e freddo, chi ha fatto il militare sa che queste cose non le deve neanche pensare, perché in quel momento noi stiamo facendo, chiamiamolo pure un gioco di ruolo, una costruzione medievale di militari armati, che sicuramente il loro
problema era difendersi dalle verrette nemiche, non di avere caldo o freddo. Quindi sono discorsi neanche da evitare. Dobbiamo avere un senso di appartenenza alla squadra e colori sociali, e quindi si deve mantenere in tutto quello che è l'abbigliamento prescritto. Non si possono utilizzare accessori che potrebbero essere creare intralcio a situazioni di pericolo durante operazioni di carica di tiro, sempre quel discorso si diceva prima, e anche oggetti fuori posto, diciamo così. Non è possibile utilizzare durante tutte le gare lenti, occhiali, qualsiasi dispositivo per vedere dove uno ha tirato o per dire agli altri, fotografare il bersaglio e venirla a dire ai compagni che stanno tirando, magari un compagno di squadra che non tira. Si rischia l'eliminazione diretta e quindi bisogna cercare di stare attenti a queste stupidaggini, evitarle, poi sono anche poco sportive. E quindi si sta dietro la linea di tiro e poi il risultato si vede in fondo a giochi fatti. Altra cosa che è questo che lo dicevo prima, l'ho anticipato, la cosa che mi ero dimenticato è che nell'ordine sfilata per i vari sia per i cittadini che di Santa Croce c'è un regolamento redatto dal professor Romiti nel quale venivano vietati i costumi dei prelati, quindi non ci si può vestire né da boia né da prete, eccetera. E, i capelli con tinte non naturali, colori strani o di sfocature varie, per le signore che mi odiano per queste cose, smalti per le unghie, i bracciali, gli orologi, ogni suppellettile che non esisteva all'epoca, quindi che ne so, orecchini, se non era difficile ci fossero, ma insomma, collane, tutte quelle cose che stonano con la rievocazione a cui stiamo partecipando. E ogni associazione, scarpe, e ogni associazione è responsabile del comportamento sfilata del proprio iscritto. Avanti. Ecco, da evitare l'onnipresente cellulare. Allora io lo ripeto che quest'anno, quando ci sarà la ripresa effettiva degli allenamenti al campo tiro, tutti i cellulari verranno messi all'interno di un bel cestino e verranno ripresi a allenamento finito. Stessa cosa quando si va in manifestazione, se uno non ha proprio una necessità perché ha un problema serio, il cellulare si spenge e si mette nella scarsella o addirittura non si porta, perché vedere la persona in costume che risponde al cellulare, tanto si crede sempre, e qui non l'ho messa ma ci sarebbe una foto emblematica di un mio balestiere che lasciamo perdere, che è stato beccato in piazza Napoleone seduto sul pancaccio mentre telefona in costume. Tanto non mi vede nessuno e invece il fotografo è arrivato, perché siamo sempre bersagliati dalle fotografie, e l'hanno preso pieno. Avanti. Allora, il palio della Santa Croce, che è quello di settembre, allora, tutti i pali a Lucca ora vengono, diciamo, organizzati dal Comune di Lucca, che però chiaramente per quel che riguarda la parte tecnica li fa allestire, diciamo così, dalle due associazioni di Lucca che tirano con la balestra, dalle Contrade, il palio della Santa Croce e dalla compagnia Balestieri per quel che riguarda il palio di San Paolino. Per il palio della Santa Croce noi ci diciamo, rifacciamo completamente alle regole della LITAB. Sia per i tiri di prova che vengono effettuati su rotella singola come l'ITAB, sia per il tiro in corniolo, dove in pratica il corniolo è quello del tipo l'ITAB, dove la differenza in pratica ci sono dall'ITAB e quello che viene utilizzato FIB, ci sono soltanto due linee bianche in più nella parte esterna. L'associazione ha un regolamento specifico per quello che riguarda il palio della Santa Croce, lo potete vedere, è linkato lì sotto, eccetera. Ma è né più né meno quello che abbiamo già raccontato.
Ecco, quello si diceva appunto, il Paris Saint-Paulino viene disputato con regole differenti, derivate in parte dall'Ordo Pro Palestari e in parte dal regolamento FIB, e dove le differenze appunto sono che i tiri di prova verranno fatti sul bersaglio a 5, e quindi cioè non sul bersaglio l'ITAB, ma diciamo che la parte nera e la parte del 30 è la stessa, quindi poca differenza, c'è la differenza solo nel tipo di impostazione del tiro che bisogna imparare, e poi il bersaglio dove effettivamente viene effettuato il palio ha una distanza minore perché è privo di due anelli, il 16 e il 18, mentre la lunghezza diciamo dal piano del tabellone è sempre la stessa, 50 cm. Nel regolamento del Paris Saint-Paulino le verrette che si confincano in alte verrette non esistono, hanno punteggio zero, è come se uno non avesse tirato. E il punteggio superiore viene dato solo se la linea è strappata, perché, vabbè, questa è una cosa del regolamento FIB, anche se in realtà poi nei pali conta quello che va più vicino al centro, per cui cioè, è relativa a questa cosa qui, quindi nel caso di che ci sia poca differenza viene valutato con la misura al centro. Un'altra cosa nel regolamento della FIB rispetto alla LITAB: la LITAB permette l'utilizzo della solita balestra da più palestrieri, mentre la FIB è tassativamente proibito l'uso della solita balestra da più palestrieri, quindi ognuno deve avere per forza la sua. Siamo arrivati in fondo. Quindi se ora si può aprire il microfono, se c'è qualcuno che ha delle domande. Sì, sono rientrato. Però hai detto tutte cose fondamentali e molto costruttive, e questa cosa, come già ti dissi un po' di giorni fa e lo disse anche Paolo Gianni, sarebbe una bella prospettiva per la LITAB, per fare un video del genere dove tutti quanti possono, sia principianti che anche già balestrieri, già con più esperienza, fare un ripasso generale, oppure ecco, dare, cioè, vedere proprio cose scritte di questo genere. Guarda, questo è veramente eccezionale, Mauro. Ti faccio i complimenti a te e a tutta la vostra associazione. Ma ti ringrazio, Marico, ma la cosa è nata un po' dall'esigenza del momento, no? Anche se noi, come sai, ai nuovi balestieri, io ho sempre tenuto a fare un po' di rottura di scatole di corso, perché dopo, se no, la gente la vedi che gira. Io l'ho provato io personalmente quando sono entrato, che mi sono trovato i primi campionati e non sapevo nemmeno che facevano né dove dovevo andare. E quindi secondo me già partire con il piede giusto per le persone nuove, con l'organizzazione, è già tutta un'altra cosa. Quindi poi lo sai che ci si sta lavorando anche l'ITAB, quindi si cerca di andare su quella strada lì. Paolo, se vuoi fare un saluto. Sì, io mi congratulo con Mauro per tutto questo, e te che avete, diciamo, impostato tutto questo lavoro, che come ha detto Marrico è interessante, sarebbe bene che potesse essere passato anche a altri gruppi della nostra federazione.